Grazie, allora, beh, insomma, fine settimana, no? Siamo arrivati dal fine settimana 2-3 marzo, che ha un po' capovolto, no, la percezione che avevamo avuto nell'ultimo anno, perché l'ultimo anno c'era stata la destra trionfante nei palazzi, nelle urne, anche nelle piazze. Piazza del Popolo con Matteo Salvini, Circo Massimo con il Movimento 5 Stelle. E insomma, invece, sabato scorso si è rivista in piazza, toh, chi si rivede? L'altra parte dell'Italia. A Milano, dietro uno striscione dove c'era scritto People, prima la gente. Gli organizzatori non se ne aspettavano così tanti, sono arrivati circa 250.000, senza leader, non portati, non trascinati da nessuno. Il più leader era il sindaco Beppe Sala, che sembrava a un certo punto Che Guevara, c'è Sala. E poi il giorno dopo le primarie, ne avevamo ironizzato tanto anche qui, anche venerdì scorso, ho detto, beh, insomma, l'incontro, il faccia a faccia tra i tre candidati non era stato proprio il massimo della vitalità, e nonostante questo, file ai gazebo, parola che ci piace, file ai gazebo, oh, ecco, ricordiamo. Insomma, alla fine vanno a votare più di 1,5 milioni e Zingaretti è stato eletto con il 66%. Improvvisa luna di miele nel Partito Democratico, sono tutti amici, tutti si affrettano a riconoscere la vittoria del nuovo segretario e anche Renzi si complimenta. Ora, questa è una vittoria di quelli che sono soprattutto andati a votare, di quelli che sono andati in piazza. Non è un assegno in bianco per i leader, come dice questa copertina, questo noto settimanale con un noto disegnatore, non so se Altan o Gipi o Zero Calcare, che chi vuole potrà vedere domenica. E invece siamo alla vigilia di un altro fine settimana, di un altro weekend. E questo è un weekend di paura per la maggioranza giallo-verde, perché hanno litigato tutta la settimana, sì TAV, no TAV, ni TAV, e alla fine Salvini ha detto ci vediamo lunedì. Però lunedì non è un giorno qualsiasi, perché lunedì arriva il momento di prendere una decisione sui famosi bandi. E allora oggi giravano varie ipotesi tecniche, approvare i bandi ma con riserva per poi applicare una clausola di dissolvenza. Ora, il problema è che qui di clausola in clausola rischia di andare in dissolvenza il governo e il povero Conte, che ieri è stato costretto pure a prendere una posizione, perché a un certo punto tra il sì e il no ha detto Salvini duro, il forse non c'è. E allora Di Maio ha detto è una cosa da irresponsabili voler rompere sull'alta velocità. E un sottosegretario, uno che parla spesso a nome del Movimento 5 Stelle, Buffagni, oggi ha detto la crisi di governo, ma la crisi di governo è già aperta. Quindi in questo fine settimana noi non lo sappiamo, ma forse è già aperta una crisi di governo. E infatti nel palazzo e nei palazzi già cominciano a girare le voci su uno scioglimento anticipato. Si dice che Mattarella abbia fatto sapere che in caso di crisi lui non farà come Napolitano nel 2011, ma scioglierà subito le Camere. Gira già la voce sulla data delle elezioni, il 26 maggio, il giorno che si vota anche per le elezioni europee. E insomma, Zingaretti, che ancora non ha fatto nulla, ancora non è ufficialmente segretario, zitto zitto. Appena detto pochi minuti fa, se c'è la crisi si torna subito al voto e quindi zitto zitto, non ha ancora fatto niente, già sta incassando la crisi di governo dei 5 Stelle e della Lega. Allora mi ha ricordato Zingaretti questo articolo che uscì nel 2004 che parlava di un potere misterioso che si prende una rivincita clamorosa e ineffabile, un potere enigmatico che smuove le architetture europee e mondiali, un dono insondabile che somma di virtù e sorte e che si manifesta agli umani come la bellezza aliena dei capolavori involontari, ma attesi e pregustati con piacere squisito, un potere che è impossibile descrivere se non ricorrendo ai coacervi lessicali. Il più eufemistico dei quali può essere accennato parlando di fortuna, grande dea bendata, un dono che a dispetto dell'alfabeto ha per iniziale la lettera C. Ecco,
era un articolo del grande Edmondo Berselli dedicato al fattore C, al culo di Prodi e forse oggi al culo di Zingaretti. Oggi però non possiamo, come ha detto il presidente Mattarella questa mattina, non possiamo assistere inerti alla violenza nelle case e nelle strade. Parlava delle donne. Noi oggi, noi uomini soprattutto, diciamo una marea di banalità, una marea di luoghi comuni. Vorrei dare la parola a un uomo, il presidente Mattarella, che ha detto: la condizione femminile attesta il grado di civiltà di un paese, e noi da questo punto di vista allora siamo messi veramente male. E due nomi: Fortuna Bellisario, 36 anni, è stata uccisa a Napoli, ammazzate dal suo marito. E Alessandra Immacolata Musarra, 29 anni, è stata uccisa a calci e pugni dal suo fidanzato e aveva lasciato scritto su Facebook proprio due giorni fa: lasciati alle spalle chi ti ha ferito. Porta con te solo la forza e il coraggio di ricominciare, non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Chiediamo scusa a tutte le donne a cui abbiamo spento almeno una volta il sorriso.